Il mio è un saluto molto sincero, molto sportivo, con un cuore pieno di forza ancora agli organizzatori dell'arrivo del Giro di Lombardia a Lecco. Sono molto felice di questa novità, la prima volta nella storia, e sarà un grande successo perché gli organizzatori sono bravi, la strada è stupenda, è la mia strada di allenamento, passavo sempre da Lecco, andando in Valsassina, poi Ghisallo, la Onno, e quindi sono molto felice di dare questo augurio ai corridori, agli organizzatori, a tutti i seguiti e a tutti gli sportivi di Lecco. Lombardia è l'ultima corsa della stagione, una stagione che si fa con tanto impegno, e quindi sicura stagione è la corsa più difficile che esiste nel calendario italiano, perché con tante difficoltà come in Lombardia non esiste un'altra corsa in linea. Ci sono le tappe di Giro di Francia, di Giro d'Italia, ma no come corse in linea. Quindi credo che questa corsa e questi risultati rimarranno per tanto tempo in mente agli sportivi. Sì, lo spettacolo mi ha anticipato, sarà per pochi, perché sull'ultima salita che io conosco bene è molto impegnativa, e poi c'è la discesa anche impegnativa, e pochi chilometri, quindi credo che non arriverà un gran gruppo numeroso, ma saranno pochi a disputare la vittoria. Non si può fare pronostica in Lombardia perché è troppo difficile conoscere come stanno i corridori, che non conosco, come prendono la corsa, se pioverà, se sarà bel tempo. Quindi è una delle poche corse che pronosticare è come dire gioca all'otto.